Buongiorno. Allora, oggi proverò a fare la famosa bull roll bread, che tradotto proprio letteralmente è gomitolo di lana, di pane praticamente, gomitolo di lana di pane. Non è altro che un pan brioche che impazza adesso sul web, che viene fatto solitamente ripieno dolce, ma si può fare anche salato. È il classico pan brioche, praticamente come si fanno anche il Danubio oppure i panini piccolini al latte, briosciosi, diciamo. Allora, adesso partiamo con la ricetta e con gli ingredienti. Dunque, questi sono 180 ml di latte nel quale andremo a sciogliere 10 g di lievito di birra. Poi 25 g di zucchero di canna, un uovo, 5 g di sale fino, 200 g di farina macinata a pietra tipo 1 e 100 g di farina di Manitoba, che è quella, sapete, la farina di Manitoba appunto è quella che aiuta la maglia glutinica delle lievitazioni, quindi è la farina forte, diciamo. Allora, per prima cosa sciolgo il lievito nel latte. Poi alla fine, quando sarà lievitato e preparato il tutto, si servirà solo un po' di latte per spennellare prima di infornare, ma quello alla fine. Ora procediamo con l'impasto. Allora, sciolgo il lievito nel latte. Ecco qua. Allora, se avete la planetaria come me, mettete nella planetaria prima con il gancio a foglia e poi dopo col gancio, altrimenti tutto a mano. Ho messo il latte, adesso aggiungo l'uovo. Ok, aggiungiamo l'uovo. E adesso pian pianino tutto, zucchero, sale e infine poi la farina. Ho messo lo zucchero, il sale e l'uovo, adesso setaccio la farina e verso la farina. Ho setacciato la farina, diciamo quella normale, adesso aggiungo questa di Manitoba. Setaccio questa, perfetto. Poi mettiamo prima questo qua a cappa o foglia, io quello con la cappa oppure quello con la foglia, e a bassa velocità. E poi dopo metteremo il gancio per l'impasto, ok? Ok, metto a minimo, velocità minima, vedete? E faccio giusto mescolare con questo gancio qua, poi dopo metterò quello per l'impasto. Quando è mescolato così, mettiamo l'altro gancio. Inizio sempre con la velocità sul minimo e poi dopo aumento. Quando si stacca dalle pareti, lo togliamo dalla planetaria, lo lavoriamo qua. Bene, trasferiamo su un piano da lavoro, lavoriamo ancora un po' così energicamente con le mani. La planetaria ha già fatto il suo lavoro, però noi lavoriamo ancora un po' così. Poi adesso la mettiamo in una bowl coperta con la pellicola e poi per farlo lievitare meglio mettiamo il forno spento con la luce accesa almeno per 2 ore, 2 ore e 2 ore e mezza. Lavoriamo ancora per 3-4 minuti così. Ok, eccolo qui con la pellicola e adesso lo lasciamo a riposo al forno spento con luce accesa almeno per 2 ore. Ok? Perfetto. Ecco qui il mio impasto che è stato nel forno solo con la luce accesa, che è ben lievitato. Adesso lo riprendiamo, lo lavoriamo un po', lo dividiamo in 5 palline. Ok, sul piano da lavoro ho messo un pochino di farina, lavoro solo un attimino così, con le mani per scaldare un po' l'impasto praticamente. Poi prendiamo magari una bilancia perché così facciamo 5 palline con il nostro tarocco, con questo qua, e cerchiamo di farle tutte dello stesso peso praticamente. Ok, 5 palline praticamente da 140 grammi, devono essere tutte uguali. Tutte e 5 da 140 grammi l'uno. Lavoreremo solo un poco così con le mani a creare proprio una pallina, vedete, per scaldarle e poi lasciamo lì a riposo 10 minuti con una pellicola sopra e ci prepariamo poi quello che dobbiamo riempire. Ok, deve essere fatta proprio una pallina così. Uno.
2 e procediamo. Ecco qui le 5 palline, le lasciamo a riposo sul piano del lavoro con la pellicola sopra. Intanto per il ripieno poi ognuno può mettere quello che vuole. Io ho preparato, queste sono 1 etto e mezzo di prosciutto cotto a dadini, questi sono 2 etti di scamorza affumicata e 1 etto e mezzo di fior di latte a pezzetti. Poi potete mettere quello che volete, le verdure, o anche farlo dolce mettendo della marmellata o della crema di nocciole, come volete. Farcirlo come volete. Bene, poi ho preparato questa teglia con cerniera da 18 cm con un po' di margarina imburrata e infarinata, praticamente ho usato la margarina. Ok, prendo la prima pallina, stendo con il mattarello, più o meno un 6-7 mm deve essere lo spessore. Così. Perfetto, più o meno così, anche come larghezza, ok? Vedete? Voilà, poi lo aggiustiamo un po' con le mani. Allunghiamo ancora un po' di qua. Ora, col porco praticamente cosa facciamo? Noi ci creiamo più o meno la metà dell'impasto, questo qua è la metà. Da qui in poi, col tarocco faremo tanti fili, che sarebbero appunto quelli del gomitolo. Così. A metà, così, col tarocco fate più o meno metà e poi create tanti fili. Più o meno devono essere una ventina di questi fili. Perciò si chiama gomitolo di lana, no? Perché poi dopo dobbiamo raggomitolare. Nella parte intera mettiamo il ripieno e poi dopo raggomitoliamo. Ok. Perfetto. Questo si è staccato, ma tanto lo uniamo poi qua. Ecco qua. E questi sono tutti i fili. Bene, ora vado a mettere un po' di scamorza qui, non troppo altrimenti non ci sta tutto, un po' di prosciutto e poi devo chiudere. Prima di chiudere aggiungo solo un po' di pepe. Ok, allora cosa faccio? Chiudo così dalla parte chiusa, diciamo, ok? Non dalla parte dove ci sono i fili. Poi chiudo di qua, poi chiudo da quest'altro lato, vedete? E poi raggomitolo. Proprio, vedete così? Uno, due, tre. Voilà. Ecco qui il primo gomitolo fatto. Ecco qui il primo gomitolo. Il secondo, anche se per caso si stacca come è successo a me, tanto poi si riattaccano, ok? Qui però non dividete proprio a metà, vi fate soltanto il segno, altrimenti poi si apre, ok? Ora lo riempiamo, adesso qui invece mettiamo la mozzarella anziché la scamorza. Chiudo prima dalla parte di qua così, poi chiudo di lato, di qua e di qua, altrimenti il ripieno fuoriesce, e poi raggomitolo. Così, così, così. Ecco qua, un altro gomitolo e andiamo a metterlo nella teglia. E procediamo con gli altri tre. Qui sono quattro, ne ho fatti due con provola e prosciutto e mozzarella e prosciutto. L'ultimo, visto che ieri sera ho fatto delle zucchine e mi sono avanzate, metterò delle zucchine, un po' di provola e un po' di prosciutto. Quindi anche con le verdure va bene. Ecco qui, adesso copriamo con la pellicola e lasciamo ancora lievitare un'oretta, sempre nel forno con luce accesa, forno spento. Bene, lo lasciamo lievitare, poi dopo, prima di infornarlo a 170 gradi per 20 minuti, spennelleremo un po' di latte sopra. Quando vediamo che poi è raddoppiato ancora, vedete? Allora adesso spennelliamo il latte e lo inforniamo. Forno, intanto accendiamo il forno preriscaldato a 180, che poi lo portiamo a 170. Ok, spennelliamo il latte così.
Benissimo, ora inforniamo, forno preriscaldato, lo riportiamo a 170 gradi, forno statico per 20 minuti. Deve diventare dorato, facciamo sempre la prova a stecchino. In cottura, vedete che continua ancora a lievitare. Ecco qui il mio bowl roll bread appena sfornato. Aspettiamo che si raffreddi un po', lo togliamo dalla teglia. Eccolo qui, tolto dalla teglia. Guardate, ho tagliato una fetta, ho aperto, è morbidissimo, è proprio un pan brioche. Ha un profumo, è buonissimo e questo è ottimo a cena, anche da fare un picnic. E potete poi farcirlo come volete, o così come l'ho fatto io, salato, con le verdure, con la melanzana, e ho anche dolce, questo anche a colazione è ottimo, mettendo della marmellata o della crema di cioccolato, ok? Alla prossima, buona degustazione a tutti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, così vi arrivano tutte le notifiche. E andate anche sul mio blog di Facebook, I piatti di Eulalia. Alla prossima, ciao ciao! Proprio un gomitolo, vedete?